Eccoci, siamo in diretta. Buonasera a tutti, buon inizio di settimana. Aspettiamo che si connettano. Roby, intanto tu come stai? Ciao, Vero. Tutto bene, un po' di corsa perché sono entrata di casa da 20 minuti, ma bene, tutto bene. Bene, bene, bene. Tanto io sto aspettando che arrivino tutte le persone, seconda serata. Ultima di esperienze strategiche del mese di ottobre, poi in chiusura vi sveleremo che cosa ci sarà a novembre. Tanto ci stanno connettendo un po' di persone. Bene, incominciano i vari saluti. Tanto salutiamo, come sai, Matteo, Claudia, buonasera, Chiara, Enrica, buonasera, sempre presente. Buonasera, benissimo, benissimo. Vedo che intanto le persone si connettono. E io spero che tutti abbiate passato un weekend rigenerante, siate pronti per questa serata all'insegna della rabbia. Speriamo di non farli arrabbiare troppo. Speriamo di no. Stasera siamo in compagnia di Roberta Milanese, tutti voi la conoscerete perché è stata ospite di esperienze strategiche tantissime volte, sia con me sia con Cristina, e perché ora ti presenterò Roberta, però è una delle colonne portanti del centro di terapia strategica. Bene, allora, Roberta, se mi dai l'ok, io ti presento, così ho questo onore questa sera. Roberta è psicologa, psicoterapeuta, è coach, ricercatrice e docente del centro di terapia strategica. È autrice e coautrice con Giorgio Nardone di numerosi testi, ne citiamo alcuni, eh? La mente ferita, che è scritto con Giorgio Nardone e con Federica Cagnoni, Il cambiamento strategico, è scritto sempre con Giorgio Nardone, e L'ingannevole paura di non essere all'altezza, che invece hai scritto tu. Buonasera anche a Malvina, Roberta, Maria, Enrico, insomma, ci sono già tantissime persone connesse e diamo il nostro buonasera a tutti senza citarvi tutti quanti per nome. Allora, Roberta, io lascio la parola a te, ma vorrei chiederti, perché stasera si parla di rabbia, no? Un'emozione da domesticare e cavalcare, come ci indica il titolo dell'ultimo libro che hai scritto. Ma come mai hai deciso di scrivere un libro proprio sulla rabbia? Senti, mio marito ti direbbe che mi ha ispirato lui, non nel senso che lui sia un rabbioso, tutt'altro, nel senso che una delle ragioni per cui mi è piaciuto scrivere questo libro è che mi sono reso conto che fra tutte le emozioni, questa era quella che ogni tanto mi creava un po' di così, pensiero e difficoltà. E mi sono accorta di non essere originale, nel senso che, come vedrai anche tu, ci sono tantissime persone che vengono a chiedere aiuto, non solo in psicoterapia, ma anche in coaching, perché gestire questo cavallo selvaggio, non è così semplice. E anzi, se uno non lo sa gestire, può portare anche a grossi disastri. Poi anche a livello sociale, e questo libro è stato scritto l'inverno scorso, quindi c'è cioè l'inverno di quest'anno, e quindi non eravamo ancora nemmeno dentro a questa nuova guerra o a tutto quello che stiamo assistendo, però già si diceva che eravamo nell'epoca della rabbia, perché comunque anche a livello sociale si sente proprio una frustrazione, un'irritazione di fondo, la cronaca ce lo dice quotidianamente, che capitano episodi proprio di aggressione, spesso anche immotivata, che è una delle manifestazioni che la rabbia può avere. Ovviamente nel libro si spiega bene, dobbiamo evitare di fare l'equivalenza rabbia uguale aggressività, perché io posso essere una persona molto arrabbiata e non avere un minimo comportamento aggressivo, o posso essere una persona aggressiva senza essere arrabbiata. Però è indubbio che in questo momento stiamo assistendo a una grossa diffusione di visibilità di questa emozione nella sua versione disfunzionale, e quindi tutto questo mi ha fatto pensare che poteva essere interessante e utile per chi fa il nostro lavoro, ma anche e soprattutto per chi la rabbia se la vive, no? E magari vorrebbe saperla utilizzare o gestire meglio, un libro proprio dedicato solo a questa emozione, che e poi è sempre la più bistrattata, e questa è l'ultima ragione, no?
noi siamo sempre molto propensi a giustificare la paura, il pauroso in qualche modo ci intenerisce, l'addolorato ci provoca compassione, soffriamo per lui, il piacere, anche se ci crea problemi, è qualcosa a cui tutti aspiriamo, la rabbia invece è sempre un po' mal vista, no? Quindi se uno è arrabbiato se ne deve anche un po' vergognare. E, per cui era un libro che voleva anche riabilitarla agli occhi della comunità, non solo scientifica, ma anche proprio delle persone, quindi ricordare che non stiamo parlando di qualche cosa di distruttivo. Quindi per tutte queste ragioni mi sono buttata sulla rabbia ed è nato il libro. Grazie, seguiranno anche i libri sulle altre emozioni, chi lo sa. Ma senti, sul dolore l'abbiamo già fatto, La mente ferita è proprio il nostro libro dedicato al dolore, sulla paura ha scritto quasi tutto quello che si poteva dire Giorgio Nardone, io ho messo il mio piccolo contributo sulla paura di non essere all'altezza, anche sul piacere è stato scritto, vediamo. Ora in mente un altro progetto, ma non lo anticipo. Va bene. Senti Roby, ma quali sono i principali meccanismi, quelli disfunzionali di chi è arrabbiato? No? Perché hai parlato di rabbia, emozione bistrattata, quindi l'hai voluta un pochino anche rendere più, tra virgolette, accettabile. Ma quando invece è disfunzionale, quali sono proprio i meccanismi che vengono messi in atto? Ma senti, allora, prima faccio un piccolo passo indietro, no? Perché stiamo parlando di rabbia, dando un po' per scontato che la conoscenza di che cos'è la rabbia, siccome la viviamo tutti, sia la conoscenza che tutti hanno. E proprio per riabilitarla e poi anche entrare in merito a quali sono i meccanismi disfunzionali, partiamo dal presupposto che l'emozione, la rabbia è una delle nostre emozioni fondamentali. E siccome madre natura o buon Dio non ci ha dotato di qualche cosa per danneggiarci, come tutte le emozioni fondamentali, ha una sua funzione, che è quella di permetterci di rimuovere gli ostacoli fra noi e i nostri obiettivi e ci dà anche le energie per raggiungerlo, per riuscirci. Quindi di fronte a una frustrazione, a un'impossibilità di ottenere quello di cui abbiamo bisogno o desideriamo, ci sentiamo frustrati e sale la rabbia. Ora, la rabbia è l'emozione più energetica che abbiamo, proprio perché immaginati di dover spostare un ostacolo, ci deve far affluire un sacco di sangue, ad esempio alle braccia, alle mani, alla testa, da lì tutte le espressioni, mi è andato sangue alla testa, sento le mani che prudono, perché di fatto ci deve mettere proprio in condizioni a volte anche di combattere, perché la rabbia spesso ci protegge anche da qua, nel momento in cui sentiamo paura e ci vogliamo difendere dal nemico. Questo per dire che quando noi ci arrabbiamo siamo pieni di energie che ci arrivano, no, dal nostro sistema nervoso simpatico e quindi ci ritroviamo prima di tutto con un carico energetico che ci verrebbe voglia in qualche modo di sfogare. E qui nascono i primi meccanismi disfunzionali, perché ad esempio senso comune dice che la rabbia vada sfogata, proprio perché siamo cariche di energie. Purtroppo anche in Italia stanno nascendo, sono già nate, anzi a Milano ne abbiamo forse anche più di una, mi hanno detto, le famose stanze della rabbia. Nate negli Stati Uniti, sono questi posti dove uno può andare e gli danno oggetti, mazze da baseball, martelli e spaccare tutto quello che trova. La teoria dice che siccome io in quel modo sfogo la mia rabbia, questo mi fa bene per imparare a gestire la rabbia. Un bel modellino idraulico che però non calza all'essere umano, perché in realtà se è vero che io da un punto di vista energetico sfogo l'energia della rabbia, quindi se ho l'energia che mi è salita spacco tutto, dopo mi libero dell'aspetto fisiologico, da un punto di vista emotivo psicologico mettere in scena la mia rabbia fa peggiorare la rabbia, proprio perché è come se fosse una sorta di rappresentazione. Quindi è stato dimostrato ormai da un po' di studi che più io drammatizzo fisicamente la mia rabbia e più in realtà la mia capacità di gestirla in modo sano, efficace, peggiora. Anche perché se io litigo col mio capo non è che poi posso andare a spaccare tutto, no? Quindi diventa la famosa tentata soluzione che invece che risolvere mi complica il problema.
Analogo è anche quando noi riteniamo che la rabbia la si debba sfogare lamentandosi o parlandone, no? Chi sfido chiunque a non essersi voluto fare un bello sfogone con l'amica, l'amico, il marito, la moglie dopo che era successo qualche cosa. E se questo fosse l'unica modalità, cioè torno a casa, io e Veronica abbiamo litigato e mi sfogo una volta, va bene, cioè sto condividendo con qualcheduno questa rabbia. Il punto è che di solito se una persona arrabbiata e magari arrabbiata per qualcosa che si ripete nel tempo, per una situazione che non cambia, il fatto di sfogarsi, di lamentarsi diventa proprio all'ordine del giorno. E quindi la persona ne parla, ne parla, ne parla, ottenendo due effetti, cioè due tipi di reazioni diverse da parte dell'altra persona, perché l'altra persona può darci ragione del motivo per cui siamo arrabbiati, e se ci dà ragione, questo ci fa piacere, però ci fa arrabbiare di più, perché dice: accidenti, allora ho proprio ragione a essere arrabbiato. Oppure al contrario, l'altra persona cerca magari di mitigare, di farci vedere l'altro punto di vista, ma a quel punto allora ci fa arrabbiare ancora di più, perché come, no, non... allora mi dai torto anche tu, quindi aggiungo alla rabbia verso l'altra persona anche la rabbia della persona con cui mi sto sfogando. Quindi di fatto l'idea che io possa sfogare o fisicamente o verbalmente la rabbia è un boomerang. Poi ci sono le persone che invece sono più portate a rimuginare continuamente, e la rimuginazione purtroppo molte volte, soprattutto se lo stiamo facendo su rabbie create magari da situazioni affettive importanti, quindi non sto pensando alla rabbia che si scatena perché qualcheduno mi taglia la strada, no? Mi arrabbio, mi passa, ma immaginiamo ad esempio una rabbia per un tradimento ricevuto, o la rabbia che molto spesso i figli possono avere verso i genitori da cui magari non si sono sentiti amati, compresi, e questo continuare a rimuginarla trasforma una emozione che è calda, che è la rabbia, nel suo corrispettivo freddo, il risentimento, che poi può addirittura diventare rancore, un po' come il fuoco che lascia una cenere e sotto la cenere però continuano a covare questi carboni ardenti. E questo è un aspetto molto spesso non considerato della rabbia, perché quando parliamo di rabbia pensiamo alla tipica esplosione, le urla, gli insulti, però in realtà, per quello che io vedo in clinica, ad eccezione dei casi in cui proprio c'è un mancato controllo della rabbia che può creare veri e propri problemi o danni alla persona o agli altri, la rabbia mi emerge come problematica molto più nella seconda versione, quando è il risentimento e il rancore, quindi quando viene continuamente rimuginata. E continuare a rimuginare rancorosamente, dice un vecchio proverbio, è come bere il veleno e sperare che uccida il tuo nemico, no? Ci fa bere quotidianamente il veleno della nostra rabbia. Quindi teniamo a mente che quando parliamo di meccanismi disfunzionali sulla rabbia, dobbiamo anche valutare quelli che la raffreddano, ma non la fanno defluire, ma la trasformano in risentimento e rancore. Poi ce n'è un altro carino, perché questo ve lo cito perché molte volte è difficile collegarlo alla rabbia, è quello che è stato definito passivo-aggressivo. Passivo-aggressivo è generalmente la persona che ha una grande difficoltà ad esprimere la rabbia, a volte ha anche difficoltà a concedersela, quindi ad ascoltarla, a sentirla, e quindi non si può permettere di esprimere disaccordi forti o farsi addirittura dei contrasti o dei conflitti. Molte volte è una persona che ha paura del conflitto, e quindi per lui o lei il fatto di poter prendere posizioni dure, trovarsi dentro un conflitto, è così tanto fastidioso, pauroso, che finisce per non esprimerlo mai. Comunque sia il punto di partenza di questo meccanismo, il passivo aggressivo finisce per manifestare la sua rabbia in una maniera nascosta, ma in una maniera passiva.
Quindi, ad esempio, che so, è la persona, immaginate il marito arrabbiato con la moglie che non riesce a esprimergli la rabbia, ma quando devono uscire perché sono in ritardo tira in lungo, no? Quindi proprio come una sorta di sabotaggio però nascosto, se la moglie chiedesse direbbe no, non sto facendo niente, semplicemente non trovavo le chiavi, ho fatto tardi. Può essere la persona che non ha il coraggio di dire le cose, ma poi ha il meccanismo un po', io lo chiamo da pentola a pressione. Quindi non sono in grado di dirti non mi sta bene questa cosa, però magari inizio a fare tante piccole critiche, no? Ma la pasta ha poco sale, questa cosa però così potevi farla meglio. Quindi non ho il coraggio di dirti chiaramente cosa mi fa arrabbiare, ma te la faccio così, in un certo modo pagare in queste modalità che sono anche, perché la valvola della pentola a pressione, sono anche un meccanismo omeostatico, cioè ogni tanto se voglio non esplodere devo fare i miei piccoli sbuffi. Il meccanismo del passivo aggressivo può essere estremamente pericoloso e disfunzionale perché può portare a due esiti entrambi terribili. Il primo è che se tu hai un io lo penso nella coppia perché molto spesso lì dove si manifesta di più, cioè nei suoi effetti deleteri, perché tutto sommato se io lo faccio in un altro contesto in cui ho pochi contatti, l'altro potrebbe anche non accorgersi del meccanismo, ma quando c'è una relazione affettiva emerge chiaramente. Quindi una persona passiva-aggressiva è una persona che non vuole mai discutere. Immaginati di essere il partner che invece vuole avere un chiarimento, un confronto, anche un litigio. Più la persona che vuole il confronto diventa stimolante o si arrabbia, più l'altro si chiude nella sua passività, e uno degli esiti disfunzionali è proprio che si crea una polarizzazione. Per cui chi è passivo-aggressivo si chiude sempre di più perché è incapace di gestire la sua rabbia. L'altro si arrabbia sempre di più perché non riesce ad avere confronti e perché si ritrova un partner freddo, distante, e la coppia può diventare proprio una coppia che, in cui no, non c'è più contatto, non c'è più intimità emozionale. L'altro esito disfunzionale è che a un certo punto il passivo aggressivo non ce la fa più e esplode. E quando esplode, in maniera spesso del tutto inaspettata per l'altro, perché l'altro non gli ha avuti i segnali, cioè l'altro non può leggere in questi piccoli sabotaggi o nelle critiche il fatto che il proprio partner non ne possa più, perché non ha avuto elementi, però il passivo aggressivo esplode, a quel punto chiude la relazione lasciando il partner tramortito perché non gli ha mai dato nemmeno la possibilità di correggersi. Quindi mi verrebbe quasi da dire che ovvio che se parliamo di un rabbioso, aggressivo no, ma forse meglio un partner un po' irritabile che però ci dice le cose che non vanno, che uno che non dice niente e poi alla fine ce la fa pagare tutta in una volta. Mm-hmm. E questo giusto per darvi anche qualche meccanismo un po' inusuale, no? Perché è inutile che vi dica che chi è rabbioso può esplodere e litigare, questo lo sappiamo tutti, no? Mi piaceva darvi un po' più di così chicche che non sono del tutto intuitive, anzi alcune sono controintuitive. Assolutamente. E senti, stavo riflettendo, il passivo aggressivo anche magari in azienda, no? Ci possono essere tutta una serie di esempi di persone che non dicono nulla e poi magari da un momento all'altro si licenziano o sbottano e quindi non hanno dato alcun tipo di segnale e poi tutto ad un tratto invece c'è il segnale finale. Sì. Quindi anche sì, infatti l'azienda è uno degli altri tipici, cioè tu devi pensare passivo aggressivo, lo vedi molto nelle relazioni quotidiane, no? Continuative, e quindi anche in un contesto lavorativo il passivo aggressivo finisce poi per essere quello, come dici tu, che non dà modo di dare dei correttivi, perché tiene tutto, e poi nel caso del lavoro prende si licenza e gli altri si stupiscono perché non avevano la minima idea che fosse insoddisfatto o frustrato. Grazie. E allora abbiamo parlato dei meccanismi disfunzionali, quindi tutte le tentate soluzioni che mette in atto chi è arrabbiato. Tu hai dato però a questo libro un titolo molto particolare, Rabbia è un'emozione da domesticare e cavalcare. E cosa significa cavalcare la rabbia? Allora, a me era piaciuta l'immagine proprio del cavallo, perché l'idea è
che la rabbia di per sé sia un'energia molto forte, questo mi piaceva proprio l'immagine del cavallo, ma che come tale io devo sapere domare, addomesticare, e una volta che l'ho fatto la posso addirittura cavalcare. Cavalcare per raggiungere i miei obiettivi, perché l'idea generalmente, come abbiamo detto, è che la rabbia, se non ci fosse, tutto sommato sarebbe meglio, no? Cioè, se io non avessi la rabbia mi risolverei un sacco di problemi. In realtà la rabbia è fondamentale perché ci permette di ottenere un sacco di effetti se la sappiamo gestire. Innanzitutto la rabbia è una informazione importante su quelli che sono i nostri bisogni o desideri. Cioè, se noi ci fermiamo ad ascoltare che cosa ci dice la nostra rabbia di noi, a volte possiamo scoprire che siamo frustrati perché certe cose non vanno bene, i nostri desideri, i nostri bisogni non sono soddisfatti, e quindi ci dice che forse dobbiamo introdurre un cambiamento o noi stessi o negli altri. Vi faccio un esempio carino per una persona che ho visto da poco, questa giovane donna che ha una relazione a lungo termine col suo partner, sono più di 10 anni, e è venuta, è tornata in realtà perché era una ragazza che avevo visto per altri problemi tanti anni fa, dicendomi che lei forse non amava più il fidanzato, no? Quindi lavoriamo su questo dubbio, lo amo o non lo amo, e lavorando emerge il fatto che in realtà lei era da sempre una persona che si sacrificava per tutti i bisogni di lui. Cioè, partendo dall'idea che tanto a me non costa niente fare questa cosa, erano stati anni di tanto a me non costa niente fare X, ma come ho detto a lei, una goccia, un'altra goccia, un'altra goccia, le singole gocce non le costavano niente, alla fine il vaso si è riempito. E lei non si rendeva nemmeno più conto del fatto che non ascoltasse più se stessa, cioè i propri bisogni, i propri desideri non c'erano più. Quando ne abbiamo parlato, lei è finalmente riuscita ad avere accesso a questa rabbia che aveva. Ed è stata la rabbia verso di lui che le ha fatto capire che in realtà non c'erano più i suoi bisogni, i suoi desideri. E lì la cosa molto bella è stata che nel momento in cui lei lo ha anche dichiarato e ha dichiarato il suo intento di iniziare anche a dire dei piccoli no o a fare lei delle richieste, il compagno ha capito perfettamente, è stato molto disponibile, le cose sono rientrate rapidamente, no? Però se lei non avesse avuto questo segnale di rabbia forte, non avrebbe potuto accedere a quelli che erano i suoi bisogni frustrati. Quindi la rabbia innanzitutto andrebbe ascoltata, perché ci informa su cose che a volte noi, di cui a volte noi non siamo del tutto consapevoli. E anche perché, come abbiamo detto, siccome per noi è scomoda, cerchiamo di tirarcela via il prima possibile. Una volta che l'abbiamo ascoltata, abbiamo detto che la rabbia ci fornisce anche le energie per smuovere le cose, no? Quando io sono arrabbiata ho molta più forza per determinazione per raggiungere i miei obiettivi. Cioè, pensate ad esempio al potere che può avere una squalifica in un ragazzo molto capace che però non ha voglia di applicarsi e dirgli ma forse non sei in grado di farlo, no? L'idea che qualcheduno dica non sono in grado gli fa venire la reazione di rabbia e dice ah non sono in grado, ora te lo dimostro. Chiaramente questo vale se abbiamo un ragazzo capace, sicuro e un po' indolente, non è una cosa che si direbbe un insicuro. Quindi una rabbia sana, la rabbia ci può traghettare fuori da altre emozioni che ci stanno bloccando. E la rabbia è un ottimo antidoto contro la paura, no? Io racconto nel libro questo aneddoto simpatico che Giorgio, un autore, si era scordato, ha riso di nuovo per ore quando l'ha riletto, di quando al mio primo convegno, quando ero proprio giovane, ero ancora al primo o secondo anno della scuola di specializzazione, dovevo parlare, ma mi metteva molto ansia non solo il fatto di essere in un teatro, ma di avere accanto lui. E quindi ho iniziato a parlare e parlando mi sentivo sempre più emotiva. E quindi, come sempre capita, uno cerca di non avere l'ansia, più cerca di non avere l'ansia, più l'ansia aumenta.
a un certo punto vedo che lui prende uno di questi post-it giallo e scrive sopra qualche cosa e me lo mette davanti. E io penso, wow, cioè ora il maestro mi avrà dato la perla di saggezza che mi aiuterà. Nel biglietto c'era scritto un'unica cosa: ti trema la voce. Ora io leggo questo biglietto per come sono io, mi è venuta una rabbia furibonda, ho pensato cose terribili su di lui, ho proprio, ma come mai, ma pensa, però il fatto che lui mi scrivesse una cosa che mi ha fatto molto arrabbiare, mi ha fatto piazza pulita della paura e sono riuscita ad arrivare in fondo alla mia comunicazione anche con una bella energia. No? Quindi, giusto per dire quanto può essere funzionale la rabbia. La rabbia ci può dare la forza di chiudere una relazione tossica, ad esempio, no? Cioè proprio l'idea di dire basta, non ce la faccio più, la chiudo. Per chi pratica sport a livello agonistico sa bene che la rabbia ti può far correre quell'ultimo metro, ti può far reagire all'ultimo, così come ti può far perdere, no? Se uno cede a una provocazione, però sono tutti meccanismi che veramente ci aiutano. E spesso anche in terapia noi usiamo la rabbia per far reagire le persone. Pensate quando, abbiamo detto, possiamo provocare, ma magari mettiamo di fronte una persona anche in maniera dura a un suo copione disfunzionale. Quando magari diciamo alla persona che è sempre disponibile con tutti, è sempre disponibile a fare tutto quello che gli altri chiedono perché ha paura se no di non essere amata, quando usiamo quell'espressione forte ti stai comportando come una prostituta relazionale. Cioè questa è un'immagine forte che in alcuni casi provoca anche una reazione di rabbia. Io ricordo una paziente a cui lo avevo detto e che è tornata alla seduta dopo dicendomi: io sono uscita ed ero arrabbiatissima con te. Bene. Scusa, ma mi era scomparso un attimo lo schermo. Era la mia connessione, scusate. Dice: sono arrabbiatissima con te. Dice: però poi nel corso dei giorni mi sono resa conto che in realtà ero arrabbiata col mio copione, perché tu mi hai messo di fronte a una cosa vera e questa rabbia era così forte che mi ha cominciato a mettere in grado di fare qualche cosa di diverso. Quindi vedete, questi sono tutti esempi in cui se io riesco a domesticare il mio cavallo o se qualcheduno me lo dà in modo tale che io possa correre al mio obiettivo, questo mi permette veramente di cavalcarla in maniera funzionale. Quindi direi che dobbiamo riabilitarla questa emozione, perché se non fosse stata per lei io avrei fatto la topica. Almeno in quella volta, è comunque una risorsa che veramente aiuta, ci aiuta moltissimo se la sappiamo gestire e non la subiamo, ovviamente. Certo, come hai detto prima, no? Se non entriamo in quelle che sono poi i meccanismi disfunzionali, ecco, di chi è arrabbiato, quindi saperla gestire è una grandissima risorsa, ma anche il considerarla come un'emozione che serve, no? Perché spesso si è parlato, soprattutto in passato, delle emozioni positive e negative, no? La rabbia era sempre... Sì, guarda, questa è una delle cose peggiori che io ho sentito, perché fra le emozioni positive ovviamente non possiamo che mettere il piacere, no? Come positiva? Sì, vallo a dire, che so, all'alcolista o a quello che gioca d'azzardo perché ha il brivido del piacere. Le emozioni non sono né positive né negative, sono tutti cavalli, ok? Che possono portarci alla perdizione o alla meta. Quindi sono sempre il modo in cui noi le gestiamo che fa la differenza. Però questo fatto delle emozioni positive e negative, hai ragione Veronica, ha fatto un sacco di danni, perché crea proprio delle pregiudizi e dei fraintendimenti che poi possono creare problemi. Anche i bambini, no? Mi viene, non devi essere arrabbiato, non bisogna arrabbiarsi, non devi. Quindi l'emozione è buona, l'emozione sì. Non. Sì, anche... e sulla rabbia, guarda, hai toccato un punto importante, che è proprio quella in cui è più facile che come genitori scivoliamo. Nel senso che insegnare a un bambino che la rabbia c'è, che va bene che ci sia, e insegnargli anche come gestirla,
è la cosa che raramente io vedo capitare, perché come dicevi tu, il più delle volte la rabbia comunque infastidisce e il messaggio che si manda implicitamente o a volte anche esplicitamente ai bambini è che non devono essere arrabbiati, e questo poi può diventare fonte di tutta una serie di problemi, compreso il fatto che se io non mi concedo di essere arrabbiato, questa è un'emozione di cui poi alla fine perdo il controllo, perché per poterla gestire devo tanto saperla riconoscere, saperla anche dare un nome e poi trovare le mie modalità. Come dicevi prima, no? Nel passivo aggressivo poi c'è questo scatto. Grazie. Allora, prima di farti le domande che vedo che incominciano comunque a comparire tra i commenti dei nostri ascoltatori, c'è la nostra domanda di rito. Quindi, Roby, io ti chiedo un paio di titoli di libri che secondo te dovremmo leggere. Allora, senti, io ne ho uno che però vale per due, secondo me, e che mi è piaciuto molto perché in realtà uno poi mi può chiedere che aggancio ha con la rabbia, ora è un vero mostro, si chiama La vera ricchezza, è un libro di Guido Alberto Bormolini, e lezione di economia e spiritualità, uno dice cosa c'entra con la rabbia, c'entra molto perché se io sono costantemente frustrato perché sento che nella mia vita manca qualche cosa, sarò sempre un po' arrabbiato. Ma se io non riesco a capire di che cosa ho bisogno, cioè se io non riesco a capire qual è la vera ricchezza, corro il rischio di passare tutta la vita arrabbiato. Quindi ve lo consiglio perché è un libro che ci è per tutti, dice lezione di economia e spiritualità, ma ovviamente non è un libro di economia e forse nemmeno del tutto di spiritualità, è un libro che ci fa riflettere, quindi questo è il mio consiglio che vale doppio. Senti, posso aggiungerci un consiglio, visto che hai parlato di un libro di Guido Alberto Bormolini, tu hai scritto un libro molto bello con Guido Alberto Bormolini che si intitola Perdonare se stessi e gli altri, e direi che anche questo ha dei collegamenti, no? con la rabbia. Certo. Grazie, è vero, è carino perché in realtà è nato prima il libro sul perdono e poi quello sulla rabbia, no? Che in teoria dovrebbero andare al contrario, però sono due punti di vista differenti su una stessa cosa. Sì. Ah, sarebbe bello, interessante, e la proporremo sicuramente una diretta sul perdono. Perché... Bene, bene, sì, bello, grazie. grazie a te come sempre. Allora, io, Roby, inizio a farti qualche domanda, fammi sbirciare tra le domande che ci sono. Allora, rabbia e cibo, connessione rabbia e cibo. La rabbia può portare ad abbuffarsi di cibo, ci chiede Enrica. Sì. Allora, la rabbia, la connessione più frequente che io vedo fra rabbia e cibo è fra la rabbia non ascoltata, non riconosciuta e in qualche modo ingoiata, quindi la frustrazione che poi diventa lo sfogo sul cibo. Quindi è più difficile che la persona che esprime attivamente la rabbia poi compensi col cibo, è molto più facile che compensi col cibo chi, mi viene proprio da dire, si ingoia le frustrazioni, cioè chi non si concede o di vivere la rabbia pieno o la sente ma non la usa per cambiare quello che deve essere cambiato. Perché se io sento il bisogno di compensare col cibo, quindi ovviamente stiamo parlando di un mangiare non adeguato, no? Se io compenso vuol dire che c'è qualche cosa nella mia vita che non va. E allora forse se invece che placare la frustrazione di quello che non va, io accettassi di dirmelo che cosa non va e poi magari anche di cercare di cambiare quello che non va, e se non ci riesco da sola chiedendo aiuto, poi non avrei più bisogno di compensare col cibo. È che purtroppo noi siamo portati, proprio per quello che dicevi tu prima delle emozioni negative, a cercare di sedare le emozioni negative. E quindi se sentiamo rabbia e dolore, entrambe, di solito, non volendola sentire, andiamo a compensare con qualche cosa che sia al loro opposto, il piacere, no? Però diventa un piacere sedativo, quindi in realtà non è nemmeno più il piacere
bello, sano, ma diventa più un modo per anestetizzarsi. Ma se io col cibo anestetizzo le emozioni, fra virgolette, negative, non permetto a queste emozioni di dirmi e di aiutarmi a cambiare la mia situazione. Quindi c'è una grande relazione. Sì, viene in mente, vengono in mente anche a me tanti tanti esempi, sì, tal proposito, in cui vedo la dinamica che hai esplicitato ora, sì. Senti, invece, abbiamo parlato cibo e rabbia, qua mi chiedono, Stefano mi chiede, che legame c'è tra autostima e rabbia? Oh, qui ci sarebbe da farci una serata intera, potrebbe essere anche carino. Però, allora, vediamo, vi do qualche accenno. Allora, intanto, quando ho parlato di passivo-aggressivo, sono andata a toccare una delle tipiche difficoltà che può avere il passivo aggressivo, che è quello di, che può essere o la paura del conflitto o anche la paura che se io mi esprimo per quello che sono, l'altro non mi vorrà. E quindi in realtà se io non sono sicuro di me, quindi non ho autostima e ho paura che se entro in una posizione di contrasto con l'altra persona non mi vorrà più, lì mi si scatena la rabbia che poi non sono nemmeno in grado di gestire. Quindi una prima connessione mi viene proprio in mente per chi, proprio perché non ha autostima, non esprime la rabbia. Io posso avere anche il contrario però, cioè io posso avere persone che, se essendo insicure, diventano molto difese, molto arroccate su se stesse e di fronte a quello che percepiscono anche come una minima squalifica o attacco reagiscono rabbiosamente, no? E, è tipico, le persone veramente sicure di sé raramente si arrabbiano molto se qualcheduno le mette in discussione, perché se hanno una solidità di fondo possono avere, che so, una squalifica professionale, ma se si sentono sicura, no, non hanno una reazione. Mentre invece, se una persona si sente minacciata e reagisce rabbiosamente, questa è una delle funzioni della rabbia, la reazione di fronte alla minaccia, allora molto spesso questo può capitare in persone insicure. Quindi ora vi ho dato, diciamo, i due estremi. Poi pensiamo che siccome l'autostima è una delle nostre componenti fondamentali, possiamo avere anche le connessioni opposte. Cioè, se io sono una persona che ha difficoltà a gestire la rabbia, questo mi mangia l'autostima. Cioè, funziona al contrario, no? Io mi ritrovo che in certi momenti do in escandescenze, dico cose che non vorrei dire e siccome sono una persona intelligente a posteriori mi dico ma accidenti, no? Ma com'è possibile? Anche questi si vedono spesso anche in coaching, no? Persone a un certo livello aziendale, capaci, che però non riescono a non avere a volte esplosioni e poi si mortificano. Quindi anche la difficoltà a gestire la rabbia è un elemento che mi può rendere insicuro. Quindi la relazione la dobbiamo vedere nelle due vie. Per sentirci sicuri di noi dobbiamo essere, diciamo, dei bravi addomesticatori del nostro cavallo. Ecco, poi magari non siamo dei cavallerizzi provetti, però se subiamo le nostre reazioni rabbiose, e questo ci rende un po' insicuri. Certo, grazie. Invece Maria Vittoria ci chiede qualche tips per iniziare a praticare la rabbia senza arrivare al limite. La rabbia. Praticare la rabbia mi piace. Allora, la prima cosa che mi viene da dire è che, e questo ci rimanda a anche un altro meccanismo disfunzionale da evitare, che io quando sento la rabbia ci devo stare un po' dentro. Cioè, generalmente noi cosa facciamo quando siamo arrabbiati? Se è qualche cosa che magari ci si ripete nel tempo o non è proprio una cosa che mi fa esplodere, cerchiamo di tirarcela via. Cioè, pensa quante volte, che so, uno si arrabbia e poi o un altro glielo dice o la pensa lui, vabbè, ma non prendiamocela per queste cose, non sono importanti. Oppure, ma tanto lo sai che lui o lei è fatto così, che è vero. Però il punto è che anche razionalizzare
per cercare di portarci via la rabbia non funziona fino in fondo. Se io voglio iniziare a usarla, la mia rabbia, io devo dire, fermarmi un attimo e dire ok, che cosa mi dice di me questa rabbia? No? È vero, l'altro è fatto così e non cambierà. Ok, questa è la parte razionale, ma emotivamente che cosa mi dice? Perché magari mi dice che io sono una persona troppo rigida e quindi vorrei che tutti fossero esattamente come me li aspetto, ma è un'informazione fondamentale. Pensate a quante volte noi ci arrabbiamo per la trappola delle aspettative, no? Ci aspettiamo che gli altri pensino, sentano e reagiscono come faremmo noi. E allora, se io mi rendo conto che tutte queste mie piccole irritazioni, in cui poi dico sì, ma non è importante, ma l'altro è fatto così, mi dicono di me che io mi aspetto sempre che gli altri aderiscano ai miei standard, accidenti che bella informazione ho ricevuto dalla mia rabbia, che mi fa dire forse devo cominciare a ammorbidirmi, forse devo cominciare a lavorare sull'autoinganno di essere il termometro dell'universo. Al contrario, io posso dire ok, lui sarà o lei sarà anche fatto così, va bene, ma io devo proprio accettarlo? Cioè, oppure posso anche decidere che se tu sei fatto così, questa cosa a me non sta bene e incominciare a intervenire nella relazione. No, però vedete, quando invece noi ce la vogliamo far piazza pulita perché la rabbia ci crea un problema, apparentemente ci perdiamo questa opportunità di leggere dentro che cosa ci sta dicendo. Dobbiamo cambiare qualcosa in noi o in quello che facciamo o nelle nostre relazioni, nei nostri obiettivi. Poi, ovvio, questa è la prima tip. La seconda è, se la rabbia è molto intensa, dobbiamo anche aiutarci a farla defluire. Perché se siamo, come si dice, accecati dalla rabbia, è molto difficile anche leggerci dentro il messaggio. Come terapeuti strategici noi abbiamo questa manovra molto molto efficace che abbiamo chiamato epistolario della rabbia, che consiste proprio, se siamo arrabbiati con una persona, invece di sfogarci con lei o con altri o di rimuginare, prendere carta e penna, immaginare di star scrivendo proprio una lettera a quella persona specifica, lasciando andare dentro tutta la nostra rabbia senza censure, tanto non gliela daremo. Una volta finito proprio questa far defluire la rabbia su carta, firmiamo, mettiamo in busta e poi lo possiamo dare al terapeuta, lo possiamo buttare. La cosa importante in questo caso è che il fatto di scrivere non è solo che fa defluire la rabbia, perché molte persone scambiano questa indicazione come se fosse un po' come la stanza della rabbia, cioè una catarsi, una liberazione, urlo. No, perché hanno ormai evidenziato che la scrittura permette dei processi di elaborazione emozionale molto profonda. Quindi mentre io sfogo la mia rabbia, nel frattempo rielaboro anche la mia percezione di ciò che mi ha fatto arrabbiare. Tradotto vuol dire che molto spesso la persona, quando ha finito di scrivere la rabbia, scopre altri punti di vista su quello che le ha fatto arrabbiare. Molte volte dicono sì, ho iniziato insultando quella persona, poi però ho capito che non lo faceva apposta, oppure mi sono resa conto anche che però lui la vede in un altro modo, perché fondamentalmente un'altra cosa importante che ci aiuta a gestire la rabbia e a rendere la rabbia utile è quando riusciamo a porci da punti di vista differenti. Quindi se già noi ci permettiamo di farla defluire su carta, se questo ci aiuta a rivedere un po' la nostra percezione di ciò che ci fa arrabbiare, se ascoltiamo quello che ci dice di noi, le indicazioni su cosa dovremmo cambiare, secondo me abbiamo già fatto tantissimo. Poi ovvio ci sono tutta un'altra serie di cose che possiamo fare quando la esprimiamo, però direi che quello che secondo me è importante è cominciare a pensare alla rabbia come a quei piccoli campanelli di allarme, no? Che possiamo anche spegnere, per carità, ma se li spegniamo ci perdiamo l'informazione. Certo. Poi si rischiano un pochino come quando si mette il timer e la sveglia a ripetizione, che una volta, un'altra volta, un'altra volta continuino poi lo stesso ad accendersi. Quindi esatto. Accendo qualcosa. Esatto. Tornerà, cioè se è una cosa importante, tornerà. Grazie Roby.
Domande invece su rabbia e bambini. Allora, questa è un po' specifica, ma magari possiamo dare una risposta più generale. Elisa ci chiede come posso gestire la rabbia nei bambini con problemi come il disturbo dell'umore, visto che faccio l'educatrice scolastica. Ok, allora faccio una premessa, forse un po' non lo so, alternativa, non so come dirla. Faccio una premessa, appunto. Diagnosticare un bambino per me è una pura follia, soprattutto con una diagnosi così generica come disturbo dell'umore. Cioè, un bambino è un organismo in evoluzione e se un bambino non riesce a gestire le sue emozioni, significa che c'è qualche cosa che non sta andando nella vita del bambino. Scusate l'ovvietà, però attenzione a non scambiare la diagnosi con la realtà. Cioè, già con gli adulti ci sarebbe da dire molto sulle diagnosi, ma con i bambini dobbiamo proprio evitare di prenderle letteralmente. Allora, se vogliamo dire che questo bambino ha un umore altalenante, diciamolo pure come una descrizione, però il mio consiglio a chi ha fatto la domanda è evitare di infilarsi dentro l'etichetta, perché se io comincio a pensare che questo è un bambino disturbato, nel senso che è patologico, che c'è qualche cosa in lui che non va, lo tratterò come tale e lo renderò tale. È chiaro che se lei si trova come educatrice a dover gestire degli espressioni emozionali acute, lì bisognerebbe sapere esattamente che cosa capita, no? Cioè, la mia risposta generale, al di là del fatto di dire attenzione a non etichettare, è quella di intanto cominciare a capire se siamo in un contesto in cui se può essere l'educatrice a fare qualche cosa o se non è questo il suo ruolo. Poi dipende da che cosa vuol dire gestire il disturbo dell'umore. Nel senso, è un bambino che esplode rabbiosamente, è un bambino che si ritira, no? Perché sulle manifestazioni di rabbia dei bambini si possono fare tante cose. Però direi che colgo l'occasione della domanda e mi spiace se non le do un consiglio, ma non è fattibile perché dovrei avere una descrizione specifica. Il consiglio che posso darle è attenzione a etichettare il bambino. E lavorare sull'interazione, cioè invece di chiedersi cosa c'è che non va nel bambino, è come posso modificare io il modo in cui mi pongo con lui perché queste manifestazioni non ci siano. Poi è chiaro che qui si richiederebbe di fare una consulenza ad Sì, per hoc. dare appunto una risposta precisa e Certo. qual è il problema realmente. Sì. Allora, Malvina invece ci chiede, ci puoi spiegare come gestire la rabbia altrui, partner, figli e genitori? Grande Malvina, ha ragione. Allora, c'è una cosa importantissima sulla gestione della rabbia altrui e grazie per la domanda, che siccome la rabbia altrui, a maggior ragione, peggio della nostra, non ci piace, noi siamo raramente disponibili a accettarla senza entrare subito in un meccanismo di replica, no? Qualcuno è arrabbiato con me, mi accusa di qualche cosa e cosa faccio? Rispondo. Ora, quando qualcheduno è arrabbiato, non ha orecchie per ascoltare. Partiamo da questo presupposto. Quindi, se io ho qualcheduno che è arrabbiato con me in quel momento e me lo sta manifestando, se io cerco di interagire, potrei anche dire la cosa più geniale del mondo, ma l'altro non ascolterà. Quindi, il primo suggerimento è quando l'altro è arrabbiato e sta sfogando la sua rabbia, bisognerebbe ascoltare in silenzio. Ovviamente non sto parlando di qualcheduno che diventa aggressivo, in quel caso è tutto un altro discorso, ma immaginiamo qualcheduno che ci sta dicendo che noi sbagliamo, quindi uno di queste reprimende o di, no? Filippica rabbiosa, dobbiamo ascoltare in silenzio. Solo quando la persona si è fatta la sua ondata di rabbia, allora lì possiamo dire quello che pensiamo noi. Ci sono situazioni in cui addirittura non lo possiamo fare il giorno stesso, dobbiamo aspettare il giorno dopo, a seconda di quanto la persona è arrabbiata. Perché fino a quando non li liberiamo diciamo, la comprensione cognitiva dallo sfogo emozionale, l'altro non sarà in grado di ascoltarci. Quindi la cosa più importante è evitate i litigi, perché il litigio non porta a niente se il litigio è ci parliamo l'uno sopra l'altro.
l'altro, ascoltare le ragioni dell'altro, fargli fare la sua defluire della rabbia. Questo magari se ascoltiamo ci aiuta anche a capire meglio, perché il problema è che quando noi stiamo discutendo con qualcheduno non ascoltiamo davvero, perché mentre l'altro magari ci accusa, noi stiamo già pensando a cosa rispondere. Quindi questa cosa non solo è disfunzionale perché l'altro non ci ascolterà, ma perché ci impedisce anche di metterci in un'attitudine davvero di ascolto. E questo se stiamo parlando di adulti. Chiaro che con un bambino può essere differente, ok? Io nelle manifestazioni di un bambino ho anche un ruolo educativo, per cui posso decidere che in certe circostanze magari mi metto lì e gli dico: ok, dimmi tutto quello che ti fa arrabbiare, perché strategicamente mi serve. Però con un bambino, se ha delle manifestazioni inadeguate, io posso anche dirgli: ok, ora non ho voglia di parlare con te, te ne vai nella tua stanza e poi parliamo con calma delle cose che ti hanno fatto arrabbiare, in modo tale che non rifiuto la rabbia di per sé, ma rifiuto la tipologia con cui il bambino me la sta manifestando. Ma in un secondo momento è importante che aiuti il bambino a verbalizzare in maniera adeguata che cosa l'aveva fatto arrabbiare. No, perché il bambino si sfoga, urla, e poi ok, gli è passato, non se ne parla più, però la volta dopo lo farà uguale. E quindi lì deve essere ok, quando tutto si è calmato, cercare, se non l'abbiamo chiaro, o lo possiamo anche aiutare, no? Dice: ma questa cosa, questa rabbia che ti è venuta è perché ti ho detto che non potevamo uscire, no? E a quel punto può diventare anche un momento per poterlo guidare: ok, in che altro modo avresti potuto dirmelo che ci tenevi così tanto? Però lì è diverso, lì è proprio la gestione più educativa del bambino, non solo, proprio anche sul piano della gestione delle emozioni. Quindi dividerei le due cose. Poi con gli adolescenti cambia ancora tutto, perché con l'adolescente è lì, il più delle volte, se la manifestazione rabbiosa è inadeguata, la cosa più importante da fare è far vivere un po' di rifiuto affettivo. Cioè l'adolescente non si fa la spiegazione, non gli puoi dire vai in camera tua, ok, ma poi dire, dopo che l'adolescente sia stato veramente sgradevole e poi ti viene a cercare, dire: guarda, scusa, ora non ho voglia di parlare con te, che è l'unico tipo di, chiamiamola punizione, se vogliamo usare un termine che ormai non è proprio amato da nessuno, però è l'unico tipo di effetto che possiamo far vivere a un adolescente per fargli sentire la sgradevolezza dell'effetto del suo comportamento. Quindi direi che ci sono insomma un po' di cose diverse che possiamo fare a seconda della natura della relazione e dell'età dell'altra persona. Ora scusate, vi do proprio dei piccoli cenni, non voglio banalizzare un tema importante, però era per darvi un po' di suggestioni. Anzi, sottolineiamo che ti ringraziamo, Roby, che qua non possiamo rispondere a delle richieste molto specifiche, perché non diamo delle risposte generali, ma per le consulenze poi ci sono tanti colleghi che proprio nello specifico vi possono aiutare, perché vedo che c'è qualche domanda che proprio entra invece nello specifico di situazioni che richiederebbero più approfondimento proprio per dare una risposta corretta. Mentre ti faccio una domanda che è un pochino più in generale, prima ci sei già arrivata, ma magari dobbiamo puntualizzarlo un po' di più. Anche lo sport aiuta a smaltire la rabbia? Ah beh, questa domanda, grazie Veronica, che so che tu sei una sportiva. Allora, lo sport diciamo che ha una valenza un po' ambivalente, nel senso che lo sport aiuta totalmente a smaltire la attivazione fisiologica della rabbia, no? Perché la rabbia ti riempie di energie, quindi farti una bella corsa, un'attività, e per di più lo sport libera le endorfine. Quindi lo sport è un ottimo modo per gestire la rabbia. Qual è l'aspetto che dico io un po' ambivalente? Che se io invece non ho la rabbia situazionale, il momento di stress che poi vado a correre e mi passa, ma se la rabbia è quella del mio campanellino, perché non è, beh, una rabbia che mi sta dicendo che dovrei cambiare qualcosa nella mia vita, e io mi sfogo tutte le volte l'aspetto fisiologico con lo sport, non mi permetto di avere accesso al campanellino.
Quindi è chiaro che lo sport è un ottimo modo, a chi piace lo consiglio, mi arrabbio, ho avuto una giornata pesante, ho litigato con qualcheduno, ma non è, cioè tutte le cose che ci capitano nella vita e che non sono di particolare rilievo, va benissimo se io mi faccio il mio sport e me la faccio passare, però occhio, che se invece questo mi serve per non accedere a quello che la rabbia mi vuole dire, mi perdo un'opportunità. Cioè, la gestisco da un punto di vista emozionale, ma mi perdo l'opportunità di capire se magari invece devo cambiare qualche cosa. Grazie. Quindi l'ambivalenza. Enrico chiede, la box è funzionale o no? Perché l'esplosione fisica. Allora, direi che la risposta è analoga a quello che ho appena detto a te. Allora, la box è chiaramente una delle attività fisiche che più aiuta, perché permette di scaricare anche proprio tutta la cosa e perché poi simbolicamente, no? È anche quello per cui mi sfogo e picchio qualche cosa. E, per cui è indubbiamente molto efficace nello sfogare fisiologicamente la rabbia, lì rimane quello che ho detto, che non accedo al messaggio, se è importante, e poi, ovvio, come dicevo, come nella stanza della rabbia, se è il mio unico modo di gestire la rabbia e tirare i pugni al sacco, perché magari ce l'ho in casa, mi impedisce di sviluppare altri modi. E se un giorno il sacco non ce l'ho, come capita spesso purtroppo, tiro il pugno all'armadio. Perché ne ho visti ben più di uno di persone che per rabbia hanno preso a pugno la porta, l'armadio. Quindi direi, ottimo modo, però non rendiamolo l'unico. Grazie. Anche per quelle, diciamo, situazioni, le rabbie situazionali, come l'ho chiamata prima. Grazie mille, Roberta. Allora, qua ci sarebbero ancora delle domande, ma il tempo è tiranno, quindi stiamo per concludere la nostra serata. Roberta, ne dovremo fare un'altra per rispondere poi alle domande che ci sono. Magari mettiamo insieme quando facciamo quella sul perdono, magari ci saranno delle domande che... Certo, perché rabbia e perdono sono le due facce della stessa medaglia. Sì, sì, sì. Quindi io ti ringrazio tantissimo per... Grazie a te, Veronica. Questa bella serata, interessante, poi sempre piacevole stare qui con te. Ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato questa sera. Ringraziamo come sempre il professor Nardone e Stefano Bartoli per la possibilità che ci danno di condividere questi contenuti con tutti i nostri ascoltatori. E io anticiperei, se tu sei d'accordo, il palinsesto di novembre, così certo, che certo. Si possono organizzare. Allora, noi ci vedremo a novembre con due appuntamenti. Il 13 di novembre, sempre alle 21, con Elena Boggiani. Parleremo di piacere tecnologico, come cambiano le relazioni e la sessualità nell'era del cyber. E il 27 novembre con Stefano Bartoli, e con Stefano parleremo di conflitti, come risolverli, con comunicazione, relazione e negoziazione. Grazie mille Roberta. Grazie a te, saluto a tutti quelli che sono stati con noi, grazie, alla prossima. Alla prossima, buona serata. Buona serata.